Ci siamo vicini a un traguardo storico, che non lo faccia durante il weekend. E io gli occhiali da FOMO non me li tolgo perché ci stanno portando fortuna. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Un grafico pauroso, un grafico che non vediamo da un po' di tempo, ma che ancora una volta ha dettato il ritmo di questo rialzo in maniera incredibile e precisa. E lo fa per la terza volta di fila ed è un grafico che vedremo proprio in questo video. Allora ragazzi, io bacio la moneta Bitcoin perché siamo vicini a un traguardo storico, quello dei 100k su Bitcoin, che mancano $1000 più o meno, ci sta girando intorno e siamo anche in chiusura della settimana. Ricordiamo che la settimana prossima, tra le altre cose, poi gli States vanno in festa per la questione della festa del ringraziamento, quindi volumi un po' più sottili. Potrebbe essere questa settimana la settimana decisiva, no? Per raggiungere i 100k, magari nel weekend, e farci festeggiare. Se dovesse avvenire una cosa del genere, live improvvisa, facciamo baldoria. Ma soprattutto, io qui ve lo dico, ho una sorpresa che, ragazzi, sto conservando da luglio del 2024 fino a quando Bitcoin non arriva a quel livello. Niente da fare, poi la facciamo insieme questa cosa proprio sul canale, vediamo se riuscirà ad arrivarci. Allora, prima di andare a vedere tre grafici oggi che saranno i nostri tre grafici di riferimento più importanti lungo periodo, e ragioniamo sulle questioni macro che riguardano Bitcoin, andiamo a vedere una cosetta, cioè quella che è la promo che vi ho lasciato anche l'altra volta. Ce ne sono due attive in questo momento, due simili, $600 in posizione future per quanto riguarda BitGet, da link in descrizione, vale solo per i nuovi iscritti, e anche per Bybit stessa cosa, $500 in position airdrop che potete diciamo anche utilizzare poi vendendola eventualmente, oppure se volete partecipare vi prendete una position sui future long su Bitcoin, e come va perché se perdete non perdete nulla, ma se guadagnate continuate, no, a stare sul trend perché poi diventano margine. Entrambe le promo, entrambi i link in descrizione, entrambi partecipano alla season 25 giveaway sul mio canale Telegram che avete in descrizione. $250 di Tether in airdrop il lunedì prossimo per il vincitore, si pubblica lunedì, ci scrive le mail e gli vengono airdroppati $250 di Tether veri, questa volta diciamo beh, sempre cripto tra virgolette, e può utilizzarli come meglio crede. Valgono entrambe le promo, Bybit da una parte e BitGet dall'altra, li ho invertiti apposta per scherzo, e quindi fateli entrambi a questo punto perché potete usare tutte e due, serve che questi di livello 1. Allora passiamo alla questione invece legato al primo grafico che andiamo a vedere, che è il grafico della dominance di Bitcoin. Come sta andando il grafico della dominance? Che cosa sta succedendo in base al grafico della dominance? Qualche tempo fa vi avevo parlato della questione ciclica della dominance di Bitcoin, che era arrivata ad un punto molto rilevante che lasciava ben sperare per una questione legata alla alt season dei mercati delle cripto in generale. Un po' di movimenti li abbiamo visti, inutile negare questa cosa. Alcune cripto si sono mosse molto bene, altre un po' di meno. Solana, nuovo massimo storico nella giornata proprio di ieri, se non sbaglio. L'unica spenta resta appunto Ethereum, che ieri ha tirato su, diciamo, un piccolo rimbalzo. Adesso vediamo anche il grafico Ethereum Bitcoin, perché poi è quello che fa la chiave, no? Su ETH, però dovesse risvegliarsi in effetti Ethereum questa alt season, forse è nelle corde del mercato, magari non prima del prossimo anno. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, molti di voi fanno anche analisi, sono bravissimi, quindi rimpolpiamo la community di commenti di alto valore, ragazzi. Sugo i pollici, intanto mi date una mano perché dovremmo fare questi 6 mesi insieme, 8 mesi belli aggressivi, quindi datemi una mano con i pollicioni e i mi piace sul video, e poi soprattutto scrivetemi nei commenti anche voi se pensate al season può arrivare prima di Natale o ci vuole un po' di tempo in più. Io ho una mia idea, non ve la svelo oggi però. Allora, il grafico della dominance è su un massimo storico, questo è un time frame weekly.
però è anche su una barra, cioè si è fermato. In pratica, nonostante Bitcoin sia arrivato a 100k, nonostante stia andando molto bene, nonostante non abbia frenato in nessun modo questa sua parte rialzista, questo grafico un po' si è fermato. E questo è anche estremamente significativo, perché in pratica indicherebbe che forse siamo arrivati a un livello di estensione del movimento annuale abbastanza importante per quanto riguarda Bitcoin rispetto alle altre cripto. Questa dominance che vedete intorno al 64% è ottenuta perché vengono tolte le stable coin, quindi è un ticker creato tra le altre cose. Faccio così, vi lascio il ticker in descrizione del video, così potete copiarlo e incollarlo sul vostro TradingView per avere lo stesso identico grafico, perché ho eliminato le stablecoin in maniera tale che non vediamo l'inciso, cioè di quanto incidono le stablecoin che sono nella top 10 magari sulla dominance. E insomma, ovviamente le stablecoin non ha senso se vogliamo verificare i rapporti che ci sono appunto tra Ethereum e tra Bitcoin e le altre cripto. Però qui abbiamo raggiunto un massimo che secondo me è rilevante, e lo abbiamo anche raggiunto in dirittura di arrivo di una fase ciclica importante. La scomposizione dei quadranti ciclici, di cui ho fatto tra le altre cose un video sul canale, e ragazzi ve lo pinno in sopra la mia testa, il video sui quadranti ciclici, andatelo a vedere così capite più o meno il senso di queste cose se non avete ancora esperienza. In sostanza, noi qui abbiamo strutturato un ciclo annuale della dominance formato da tre sottocicli che si sviluppano. Sottocicli che si sviluppano in questo modo al momento. Allora, qui probabilmente sta chiudendo un'altra fase e poi dovrebbe fare il finale, che appunto o è enorme oppure o farà due cicli più piccolini, insomma, eccetera. Io qui ve la strutturo a tre sottocicli e vi dico che questa è la view, insomma, secondo me più evidente in questo momento. Sembrerebbe proprio essere questa una struttura ciclica adatta per questo annuale della dominance. Cosa significa? Significa che se noi stiamo iniziando tra poco l'ultimo ciclo da 6 mesi circa per quanto riguarda la dominance, potrebbe essere teoricamente il ciclo debole della dominance di Bitcoin, e quindi quello che lancia l'alt season che noi aspettiamo. Perché? Perché in realtà è proprio da questo grafico che noi abbiamo la diciamo conferma un po' di tutto. Tra le altre cose, io qui ho messo 490 giorni, è un po' lungo secondo me, lo scendiamo a 462, così abbiamo una differenza anche rispetto agli altri, anche perché difficilmente si ripetono alla perfezione le durate cicliche. Qui abbiamo un primo ciclo annuale della dominanza di Bitcoin, il secondo abbastanza rialzista, il terzo molto forte, poi mancherebbe l'ultimo. L'ultimo sarebbe teoricamente quello più debole di tutti, che chiude la il quadriennale della dominance di Bitcoin e tra le altre cose lancia la vera alt season, quindi teoricamente il prossimo anno addirittura. Però già da questo ciclo, se in effetti Bitcoin dovesse essere un po' più debole del previsto e magari non aggiornare questi massimi in maniera rilevante, o fare un doppio massimo, o aggiornarli di poco, o addirittura non aggiornarli proprio, e poi iniziare a scendere così, potremmo avere una chiusura di questo ciclo con tutta questa gamba, che il significato di questa gamba è, secondo me, altcoin che performano meglio di Bitcoin. E in un contesto del genere solo alcune altcoin sono sotto il riflettori, e dobbiamo andarle a comprendere queste cose qui. Ma abbiamo anche un altro grafico, quello di cui voglio parlarvi oggi alla fine del video, che è un grafico che vi lascerà a bocca aperta, perché si diciamo intreccia alla perfezione con queste informazioni qui. Sempre lungo periodo parliamo, ragazzi. Allora, intanto, giusto per tirar giù qualche data, da quando potrebbe essere questa fase ciclicamente parlando di debolezza di Bitcoin rispetto alle altre altcoin? Da gennaio in poi. Vi avevo detto che non volevo svelare questa cosa, ma alla fine lo sto svelando più o meno in questo grafico. Teoricamente una roba del genere. Ovviamente qui siamo nell'ambito della teoria ciclica pulita.
Quindi dobbiamo ragionare, questo è quello che in teoria potrebbe avvenire. Poi da qui alla praticità, no? Lo prendiamo in considerazione, abbiamo uno scenario, ci rivolgiamo a questo scenario, lo utilizziamo perché abbiamo un edge in questo caso, ma se non avviene, ragazzi, sapete che abbiamo aleatorietà, quindi chiaramente non è che, insomma, possiamo prevedere il futuro. Ma dove si sposa questo grafico qui? Si sposa con il nostro amatissimo e odiatissimo grafico Bitcoin contro ETH a livello di un nuovo minimo storico di questa fase, non storico rispetto a Bitcoin, storico del ciclo del quadriennale iniziato teoricamente nel 2019, che appunto è un po' lunghetto. Ancora una volta non ce la fa Ethereum a rimbalzare contro Bitcoin, ancora una volta, nonostante che rimbalzo ieri non è cambiato nulla, una settimana negativa meno 2%, dopo una settimana di meno 13%, dopo il rimbalzo del 10% che aveva fatto ben sperare in una ripresa, ma che poi è stato annullato nuovamente questa struttura di rimbalzo. Ora ragazzi, due sono le cose e sono molto importanti. Da un punto di vista ciclico sul grafico Ethereum Bitcoin, intanto non abbiamo, facciamo così, allora da un punto di vista di analisi tecnica non abbiamo alcun segnale di inversione, non c'è assolutamente nessun segnale di inversione di questo trend, è un ribasso, è un trend ribassista, punto, non è cambiato mai niente, nemmeno col rimbalzo di due settimane fa. Deve andare a salire non solo sopra i massimi di 0.04 almeno, ma non basta neanche quello, perché deve andare a superare queste due medie mobili prima e poi la trend line ribassista, e solo poi alla fine, dopo questo livello di 0.056 addirittura, inverte il trend matematicamente. Ovviamente io credo che prima di fare una cosa del genere farà altri movimenti per dettarci magari un altro livello di inversione un pochettino più valido di questo, che è intradabile praticamente, ma in ogni caso capite bene la questione, è un trend molto pronunciato, molto delineato, molto ribassista, che non è mai cambiato negli ultimi anni, e questo è innegabile, è un dato storico, un dato oggettivo, no? Il problema quindi a livello di analisi tecnica è che non possiamo farci nulla. Guardate qui anche questo rimbalzino di due settimane fa che era stato promettente, io spero sempre, diciamo, no, che avvenga questo rimbalzo, perché sono sempre lì col ditino a dire vediamo se riusciamo a fare questo switch, ma ahimè niente switch. In sostanza non è cambiato assolutamente nulla da qui, e anzi addirittura è stato rotto il minimo precedente, quindi il trend continua ad essere ribassista. In più, da un punto di vista ciclico c'è un problema molto grave, perché qui siamo a 190 giorni di ciclo, dovrebbe essere un semestrale, è molto lungo, e ragazzi bisogna fare attenzione, perché qui se per caso il semestrale è già virato al ribasso, ci toccano altri 6 mesi buoni, magari non proprio 6, perché la struttura ciclica, vediamo se riesco a prendere, facciamolo un'altra con un altro strumento, eccolo qui. In pratica cosa succede? Magari non sono 6 mesi, 180 giorni, magari saranno 140, capito, una cosa del genere, ma in pratica tutto si gioca intorno a questa struttura ciclica, perché se questo semestrale è corretto e non sta chiudendo qui, se sta chiudendo qui già dalla prossima settimana iniziamo ad avere forza di Ethereum contro Bitcoin. Se invece non è così e aveva chiuso precedentemente in uno di questi punti, continuiamo a scendere e secondo me il tempo è scaduto, cioè da un punto di vista temporale 190 giorni sono accettabili, accetterei anche fino a metà dicembre, ma poi dobbiamo vedere un rimbalzo di questo asset, cioè di Ethereum contro Bitcoin. Se non avviene, il ciclo è già virato al ribasso per me. Questo significa che ci vorranno altri mesi e non c'è santo che tenga. Il problema è che un ciclo del genere virato al ribasso mette in difficoltà l'intero quadriennale, è una cosa molto grave, ragazzi, è il motivo per il quale un po', no, spesso vi ho detto è una cripto a cui fare attenzione in questo momento, perché ancora siamo nei dettagli ciclici, ancora possiamo vedere dei rimbalzi, ma è pericoloso, inizia ad essere pericoloso contro Bitcoin, e magari sale lo stesso, ma magari non sale quanto Bitcoin, quindi che senso ha averla? Allora, questo è un minimo che può avere senso per Ethereum Bitcoin.
Però bisogna andare a ragionarlo. Perché vi sto facendo vedere questo grafico? Perché senza un rimbalzo di ETH difficilmente la dominance di Bitcoin andrà giù. Perché Ethereum pesa, una volta pesava il 17% sulla dominance, adesso pesa il 10-11% perché è crollato negli ultimi tre anni contro Bitcoin, ma comunque pesa il 10%. Ciò significa che per avere una diminuzione della dominance di Bitcoin dobbiamo avere Ethereum forte, BNB forte e Solana forte, e questo è inevitabile, ragazzi, non c'è altra soluzione. Ora, considerando che BNB è comunque collegata a Binance, magari ci serve una Solana molto forte, e questo si può fare, e ci serve un Ethereum forte, ragazzi, è inutile che giriamo intorno alla questione. Se non avviene questo, vuol dire che tutte le altre criptovalute devono diventare molto forti, Doge per esempio, in modo tale da prendere tanta dominance a Bitcoin, ma difficilmente potremo assistere ad un crollo della dominance di Bitcoin, di quel grafico che vi ho fatto vedere prima, per andare magari a fare una chiusura ciclica come quella che potremmo magari aspettarci in quest'ultima fase, cioè magari da qui, cioè per far perdere, non so, magari qualche punto, 4-5 punti percentuali a Bitcoin di dominance, una roba del genere, servono Ethereum e Solana e anche qualcuna delle top 10 molto molto forti. Detto questo, passiamo all'ultimo grafico, quello fighissimo, ragazzi, che si sposa un po' con questa cosa. Abbiamo detto che quindi l'alt season forse a dicembre non ce la fa ancora, perché siamo in questa fase che se Ethereum non inverte quel grafico che vi ho fatto vedere, non ci sono santi, Bitcoin dominerà. Poi ovviamente le cripto più piccole avranno impatti migliori contro Bitcoin, ragazzi, ma comunque a livello di dominance vedremo Bitcoin sempre forte, perché non ce la fanno le cripto più piccole, devono fare numeri enormi per prendere dominance su Bitcoin, ma ciò non significa che comunque potranno avere grandi risvolti. Questo poi magari ne parliamo con calma. Ma l'altro grafico che ci dà un segnale importantissimo e che non vediamo da tanto tempo è questo, il grafico contro Nasdaq. Incredibile, ragazzi, questo grafico, andatevi a rivedere i miei video precedenti, abbiamo indicato e ci ha indicato per l'ennesima volta la fine del ciclo annuale, in questo caso indicata a luglio del 2024, del ciclo annuale di Bitcoin contro Nasdaq, ed è ancora una volta a questo livello, ragazzi, guardate qui, guardate dove siamo, guardate dove siamo. Cosa significa una cosa del genere? Ok, è un doppio massimo, va benissimo, va bene, è un doppio massimo, però ragazzi, un breakout di questo livello manda in price discovery questo grafico, cioè manda in price discovery Bitcoin contro Nasdaq, producendo un'accelerazione ancora una volta delle cripto e di Bitcoin contro i mercati classici, molto rilevante. Considerate che a livello di rialzo, insomma, in termini di pricing, dai minimi di luglio del 2024 di questo grafico, Bitcoin ha guadagnato l'80% in più di Nasdaq 100, ragazzi, l'80% in più. Il breakout di questo livello, e lo può fare perché a livello ciclico, ora vi dico dove siamo, lo può fare, può spingere ulteriormente... Ho premuto un bottone, può spingere ulteriormente il grafico di Bitcoin, quindi il prezzo di Bitcoin, a fare questa roba così contro Nasdaq, prima magari di andare a fare poi una naturale fase di chiusura del ciclo annuale. Solo in questa fase di chiusura che dovremmo fare attenzione. Ora facciamo questo ragionamento: se questo grafico ci ha indicato dal 2022 alla perfezione ogni minimo dei cicli annuali, ogni fase di recupero, incredibile, sembra un grafico dipinto, molto bello che sia così, è un grafico, no, di forza relativa tra Bitcoin e Nasdaq. Come si crea? Bitcoin USD diviso Nasdaq 100, in questo caso io uso un CFD US 100. E lo trovate, insomma, lo create. Allora, cosa significa? Significa che a livello di ciclo ci può indicare anche la fase di topping di questa bull di Bitcoin. Siamo a metà del ciclo, un ciclo del genere dovrebbe durare più o meno come i precedenti, intorno ai 300 qualcosa giorni, facendo, richiamandosi, diciamo, una zona di minimo intorno a maggio, verso la fine di maggio. Ciò significa che potremmo avere una costante crescita ancora di Bitcoin fino addirittura a marzo
2025, ma insomma, secondo me un po' prima di marzo, per poi concludere in questo modo. In sostanza, e guardando questo grafico e soprattutto il livello di resistenza che attualmente è stato raggiunto, ci dice che se noi sfondiamo questa resistenza accelererà Bitcoin, quindi non è che è arrivato a una soglia psicologica probabilmente che, se rotta, addirittura aumenterà la sua velocità di reazione. Questo è quello che dice questo grafico, ragazzi, non sono consigli finanziari e bisognerà vedere ovviamente se sarà così, ma io ve lo sto dicendo, così poi lo vediamo insieme nei prossimi video. E in più ci dice che ancora il rialzo di questa annuale può spingersi ancora verso, secondo me, date più accettabili, gennaio-febbraio del 2025, e potrebbe essere interessante una cosa del genere. Poi da lì dovrebbe fare questa campana ribassista, che in realtà ci si sposa alla perfezione con la questione ciclica, perché dobbiamo poi chiudere un annuale, ma ne parliamo in un altro video. Buon weekend a tutti, fatemi sapere cosa ne pensate, a bocca aperta per questo grafico, lo so, perché è incredibile, come un orologio svizzero. Ciao a tutti!